Serie B-Win, tutti i colori della passione. 26esima giornata della Serie B-Win che all'Adriatico Cornacchia di Pescara vede l'11 di Di Francesco affrontare il Varese di Sannino. Padroni di casa per dare tranquillità e continuità a un campionato da metà classifica, ospiti per continuare il sogno che si chiama Serie A. Dirige Nasca di Bari, assistenti i signori Posado e Giallatini, quarto uomo signor Abbatista. Pescara con il lutto al braccio in ricordo di Riccardo Marroncelli, nipote di Eusebio Di Francesco, scomparso prematuramente in settimana. Buona l'affluenza di pubblico sugli spalti per una gara che comincia al piccolo trotto, tanto che il primo squillo arriva a firma lombarda solo al decimo, quando Neto Pereira supera Mengoni in velocità, decentrato sulla sinistra, appoggia al centro per Bagua che ci prova di prima intenzione, pinna c'è. Partono meglio i lombardi, tanto che al sedicesimo è Mengoni a dover intervenire in spaccata dopo una mezza dormita difensiva. Il destro di Concas poteva essere molto pericoloso. La prima azione biancazzurra arriva solo al ventesimo. La difesa varesina si chiude bene e allora Bonanni ci prova, invano, dalla distanza. Azioni che si perdono sempre sulla tre quarti fino al quarantunesimo, quando Carrozza si libera bene sulla destra, serve un pallone al centro per Concas che si coordina in qualche modo, ci prova con il destro, ma il tentativo termina altissimo. Sul finale di tempo, punizione defilata dal limite, il destro di Frara taglia l'area, dall'altra parte c'è la testa di Camisa, ma sul primo palo Pinna dice no. Dall'altra parte è ancora Bonanni a provarci, posizione simile, risultato identico, pallone altissimo e prima frazione che termina così sullo 0-0 senza grossi pericoli. Bastano 2 minuti nella ripresa però per vedere il vento cambiare. Sansovini sulla sinistra prova a superare Camisa in velocità. In area c'è un contatto tra i due o forse no, ma per Nasca è calcio di rigore, decisione irremovibile. Anche se dal replay è chiara l'entità del fallo, con Camisa ammonito che non sembra compiere nulla di irregolare. Andiamo proprio a rivedere con Sansovini che si lascia un po' cadere. Al 48esimo però cambia il risultato, Sansovini batte Zappino e fa 1-0. Settimo centro stagionale per l'avanti biancazzurro e Pescara in vantaggio con tutta la squadra che va a festeggiare il suo allenatore Eusebio Di Francesco che, lo ripetiamo, ha avuto un grave lutto familiare proprio in settimana. 58esimo, azione varesina con Ebagua che finalmente si ritrova tu per tu per la prima volta nella partita con Pinna, non riesce ad incrociare bene ma il pallone in qualche modo arriva a Carrozza che ci prova, in realtà Capuano gli prende il tempo. 68esimo, ospiti che non ci stanno, la punizione dalla sinistra porta la firma di Correa, il colpo di testa quello di un onnipresente Ebagua, lo specchio però è lontano. 72esimo, Sansovini scatta bene in contropiede sul filo del fuorigioco, è più veloce sia di Camisa che di Pesoli ma Zappino gli chiude lo specchio e l'azione in qualche modo riesce a essere vanificata dalla difesa lombarda. 77esimo, occasionissima per Neto Pereira che sull'assist di Carrozza è sì defilato lungo l'out di destra ma prova ad incrociare ancora con il destro a lato. 84esimo, punizione invitante per Correa che è sul pallone proprio con Carrozza, la finta del primo e allora ci prova proprio Correa, dritta sulla barriera, ci riprova con il destro, specchio, lontano. 93esimo, il Varese sbilanciato e allora c'è spazio per Giacomelli che prende il tempo alla difesa col sinistro, illusione ottica del gol. Finisce così, col Pescara che torna al successo dopo oltre un mese e rilancia tutte le sue ambizioni playoff, il Varese che aveva 4 risultati utili consecutivi prima di oggi esce comunque dal campo a testa alta.